Signore e signori, buonasera. L'Impallato conduce Andrea Buscemi. Quell'applauso. Sì. Ha fatto molto bene Dino Mancino a cominciare con Giacomo Puccini, grande Giacomo Puccini, che è stato uno dei più grandi lucchesi di tutti i tempi, perché questa sera con noi c'è ospite molto gradito, il sindaco di Lucca, Tambellino. Un applauso. Buonasera sindaco, è contento di essere con noi a Pisa, in terra nemica. Lei sa che nel 300 i pisani conquistarono Lucca, perché nessuno lo dice mai, si dice sempre che Firenze ha conquistato Pisa con l'aiuto di Castruccio che è rimasto in farbaratterie, come ricorda molto bene Carducci nella faida di Comune. Perché non lo diciamo mai questa cosa qui? No, lo diciamo, tant'è che quando poi Lucca si è liberata definitivamente c'è stata una festa che ancora oggi celebriamo, la festa della libertà che Lucca celebra, la liberazione da Pisa, certo, che ha pagato a caro prezzo del resto, sì, come molto spesso nelle prerogative dei lucchesi, però c'è stato questo momento di schiavitù che si dice sia di collaborazione. È stato un momento di collaborazione forzata, ecco, diciamo forzata. Così, forzata, molto forzata. Comunque io consiglio ai telespettatori di leggere la bellissima poesia di Carducci, faida di Comune, al di là del fatto, vabbè, erano lotte biasimabilissime, no? A due passi l'una dall'altra di città, insomma, ancora si combattevano. Ben venga oggi l'Europa, mi si è considerato 70 anni fa, ancora ci siamo combattuti all'interno appunto dell'Europa, ma se si pensa che appunto qualche secolo fa ci si combatteva fra città vicine, fra Pisa e Lucca, Pisa e Firenze, Siena. Certo. Livorno no. Livorno è venuta più tardi, anzi è frutto della conquista fiorentina. È frutto del Granducato Livorno, per cui non ha avuto tempo di entrare a far parte delle parti. C'è Tarabella che è livornese naturalmente. Che città è Lucca per un livornese? Un applauso a Tarabella. No, io Lucca, io ho frequentato Lucca alle magistrali in via San Nicolao, dal 61 al 66. Ora lui racconta tutta la sua geografia, quindi, fidanzati lucchesi, no. Ma che città è Lucca? Lucca è una bellissima città, tant'è vero che io, se me le consentite, vorrei dire un sonetto che è ambientato. Lo possiamo dire dopo, perché siamo agli inizi della trasmissione. Okay. Mi senti come un attimo può? Solange, un applauso, che città è Lucca? Lucca è una città che io adoro veramente molto, anche perché camminiamo sulla storia. Ogni angolo racconta qualcosa, ogni chiesa è una stupenda meraviglia e soprattutto è bello perché lì si vive, non si sopravvive. La gente è carina, è un po' chiusa apparentemente, ma se uno riesce a entrare dentro e estrinsecare dalla tente quelle piccole ghettizzazioni che il lucchese ha, diventa la persona più straordinaria al mondo. Se estrinsecare dalla tente è molto bello, molto carducciano. Molto solangiano. Comunque io adoro Lucca anche perché è rimasta più o meno com'era nel tempo. Non è la sua forza. Molto modernizzata e soprattutto mi piace molto questo carattere molto forte apparentemente, ma dentro queste belle fragilità. Poi non ci dimentichiamo che a Lucca ci sono mille chiese, ma i primi bordelli li hanno aperti a Lucca, quindi c'è questa confusione. Conferma, di idee. Sindaco? Il vicolo della felicità. Ah, esatto. Addirittura. Esatto. Non per niente. Si associava. Quindi c'è questo miscelaggio di situazioni. Cioè dal sacro al profano. Però è bello comunque perché si vede dipinto sul volto di questi lucchesi straordinari proprio una forza e una voglia di raccontare, quando poi in realtà tengono tutto dentro. Nei momenti più opportuni, in questi piccoli vicoli ancora un po' strani, ancora un po' bui, tirano fuori la loro libertà e anche le loro piccole trasgressioni. Però e questi vicoli bui tirano fuori le loro trasgressioni, sì, lucchesi, sì, non sì, so perché se di ci notte, arrivano degli sms di proteste. Di notte Lucca è completamente diversa la giornata, sembra deserta completamente. In quelle piccole viuzze, in quei piccoli serpentelli, si accorge che l'erotismo è pungentissimo. Comunque viva Lucca. Bene, viva Lucca. Chi c'è stasera, Martina? Alessandro Tambellini, Solange, Gianluca Federici, Paolo Lanini, Pietro D'Acconi, Riccardo Buscemi, Luca Castellani, Nicola Tanucchi, Giulio Sensi, Asoccoli, Piotr della Madara, Emilia Chiarenza, Gianluca Magno, Roberto Navicini, Susana Ciccardi, Alberto Pisani, Piero Dorugiani, Luciano Terebelli, Renzo Zucchini, Giovanni Canale, Mesco, Silvano Pimpani, Daniela Cecconi, Francesco Quarti, Anna Gianciardi, Rinaldo Serra, Franca, Massimiliano Montemaglio, Paolo Polifonico, Bruno Pizzi, Angela Guglielmi, Dante Roncaglia, Alice Paolettoni. E naturalmente Dino Mancino. Bravo Dino. Quando sei mariato l'ore, quando sei chiamato amore, quando...
questa cosa, va benissimo. Bravo Dino, chiudi, bravo, bravo. Dino Mancini. È interessante questa cosa dell'erotismo latente, non me ne ero mai accorto, francamente, non me ne ero mai accorto, però ecco, ora farò attenzione alle stradette, perché questa... Ce ne sono molte, umore. Certo. Erotismi latenti. Sì, è molto bello. Di notte strinzecati. Di notte strinzecati. Ma questa cosa qui, lui è molto sensibile, Solange, come sappiamo, a questi temi, ma è anche vero, perché Luca... Non c'è niente di male. No, ma no, non ho mica detto niente, voglio dire, se per esempio Livorno è molto carnale, molto, molto estroversa, Pisa mezza e mezza, Luca sembra veramente un po' introversa, forse anche da quel punto di vista lì, e invece è città che di grandi passioni, non sarebbe stato possibile l'arte straordinaria che ha espresso nei secoli, se non avesse avuto anche le passioni. Ma certamente, l'arte si fa... è mossa dalla passione, sì, per certo. Dobbiamo dire comunque che a Lucca vi è comunque sempre una compostezza, un'eleganza, una maniera, un modo, per cui anche gli atteggiamenti che sono stati nominati avvengono in un ambito che sa sempre di eleganza. Ecco, sì, non sì, trovo mai... Cioè, l'erotismo è elegante, non credo. Ecco, certo, non trovo mai atteggiamenti molto fuori posto, no? Poi i tempi cambiano dappertutto, però la caratteristica lucchese in fondo... Puccini era un trasgressivissimo, per esempio. Puccini è stato, e tuttavia la sua trasgressività l'ha inserita all'interno di un contesto che ha sublimato determinate forme. Come, si può sublimare in tanti modi, anche semplicemente, sai, forse è molto più bello. Ma beh, ora, vabbè, insomma, ora parliamo del sesso tutta la sera. No, ci mancherebbe altro. A parlare di Luca, ci mancherebbe però. Altro. Comunque, viva Luca, signor Tito. Luca, grazie, è bellissimo. Facciamo un applauso molto a Luca. Perché forza. sono d'accordo. Siamo qui a parlare di Luca. Allora, Tambellini, lei è sindaco. È sindaco da poco tempo. Da quasi due anni. Il 24 di maggio saranno 2 anni. Una città che è sempre stata, quasi per antonomasia, la città bianca della Toscana, mette tutto intorno, per 30 anni almeno, i governi sono stati in mano al centro-sinistra o alla sinistra. Lucca è stata per tanti anni democristiana, poi centrodestra e adesso invece il centro-sinistra, appunto da 2 anni con lei, ha conquistato il comune. Ma lei se l'aspettava intanto. Ma meno male che c'è riuscito, no? Perché a parte che non è la mia l'unica esperienza, perché ricordo anche l'esperienza di Lazzarini, sì, dal 94 al 98, e fu quello un momento molto molto importante per la città. Me l'aspettavo, lo speravamo, sì, perché sì. Ora la scommessa è di far bene, di riuscire a dare un'impronta che sia significativa per Lucca, perché in fondo il centro-sinistra o centro-destra, beh, significa avere delle impostazioni diverse nella concezione del mondo e della vita e anche della politica, anche dello stare insieme, perché insomma, io credo che ci sia una diversità di fondo. Da una parte vi è un contesto piuttosto individualista, dall'altra vi è una concezione che si basa molto sui rapporti sociali. Da una parte si ritiene che la libertà economica in tutti i sensi sia ciò che in ogni modo manda avanti le cose del mondo. Oggi sappiamo che non è così, perché quel liberismo sfrenato che si è affermato negli ultimi decenni ha prodotto poi delle situazioni complesse. E noi riteniamo invece che alcune regole del mercato debbano essere salvaguardate, perché la ricchezza poi ha bisogno di essere ridistribuita per essere davvero efficace, anche se la ricchezza va prodotta e si produce con i metodi che appartengono al mercato per certi versi. Quindi la nostra idea del mondo, perché a questo mi riferisco, è fondamentalmente diversa dall'impostazione, per fortuna, che ha il centrodestra, perché altrimenti non occorrerebbe star parlare di centrodestra e centrosinistra. Anche in questo senso qui, visto e considerato che questa idea è un po' comunque consumistica, stiamo strando la corda in modo, diciamo, oramai definitivo, no? E può collocare Lucca, quella città che è stata sempre attaccata alle tradizioni, a un certo modo di vita, dove appunto il consumismo si è entrato, ma fino a un certo punto in qualche modo la può rendere una delle città più rappresentative non solo d'Italia. Lucca è una città assennata. I lucchesi sono persone previdenti e assennate. Cosa intendo dire? Grandi lavoratori, perché hanno un forte senso del lavoro, hanno un forte senso del risparmio,
hanno un'idea profonda dell'attaccamento alle loro cose. Già nel 300 la casa di famiglia è tenuta in gran conto e si trova già nei testamenti, si trova già come questa eredità che si lascia alla posterità, al futuro. I lucchesi sono fatti così e hanno saputo nel tempo costruire una ricchezza durevole. Basti pensare che la nostra zona è probabilmente per alcuni versi un comprensorio importantissimo, basta pensare alla carta. Sul versante del cartario Lucca è una realtà straordinaria in Europa, non in Italia, in Europa e nel mondo, certo. Perché le sue dimensioni sono ormai tali che ha importanza in ambito continentale e, ripeto, non solo, con aziende di grande prestigio, che hanno una grandissima tradizione, che sono sapute affermare negli ultimi tempi in maniera imponente. Non voglio citarle per non far torto a nessuno, ma i dati parlano da soli e ci si rende conto della capacità dell'imprenditoria della nostra città, che su quel versante, come sul versante meccanico, la meccanica di supporto al settore cartario, ha fatto delle cose straordinarie. Ora ci sono, certo, ma non solo, ci sono non solo quelle industrie, ci sono altre industrie importanti. L'ufficio stampa della fabbrica che ho capito, la lei appartiene proprio al marketing dell'azienda, la pagano per questo. Benissimo. Però ecco, ci sono delle realtà veramente grandi che poi si affermano anche in altri contesti, perché l'economia lucchese ha ancora una grande vitalità. Se c'è un momento di ristrettezza oggi è sulla piccola impresa, che soffre, così come soffre il commercio, così come soffrono alcuni settori artigiani, soffre naturalmente tutto il settore dell'edilizia, perché per le ragioni che tutti conosciamo, certo, in quanto è stato dappertutto. È stato un allentamento. La zecca di Lucca è una delle più antiche zecche d'Italia. Esatto, ne posso fare la storia della zecca di Lucca. Ma anche la prima enciclopedia è stata stampata a Lucca. No, è stata stampata in Italia la prima edizione dell'enciclopedia. Attenzione, perché ti... Comunque la zecca ora è un museo bellissimo ed è in via della zecca da nominare. Non è in via della zecca, la zecca non c'è mai stata. In via della zecca c'erano delle stalle con delle zecche che si attaccavano. Avevi cominciato bene, mi ha suggerito. Avevo suggerito la questione lui. E niente. Ascolti, Solange, recupero la mia antica professione. La zecca di Lucca si trovava... Io non lo sapevo. No, ma senti, non diventa senti. In via della zecca c'erano le zecche? In via della zecca c'erano le stalle con le zecche, tutto al più. Però allora sì, depistato Solange, però via è della bellissima zecca, soddisfazione. Via della zecca, la zecca non c'è mai stata. La zecca si trovava accanto ai Palazzi del Potere. Là dove è oggi Palazzo Gigli, dove è la Cassa di Risparmio, oggi Banco Popolare, lì c'era la vecchia zecca di impostazione, tra l'altro longobarda. Poi dopo la zecca si trovava davanti il Palazzo Ducale, perché si trovava lì in piazza Napoleone. Ma voi pensate di fregare i tamburini, perché io non riesco a fuori con queste cosine non è, così, su queste cose non è semplice. Sì, ma queste cose così, no, per dire, io so la cosa, invece non sapete niente. Non sapete, io però voglio farle notare, sindaco. Prego. Lei dice che Lucca è una città raffinata. Guardi, per venire all'impallato, i pisani come si vestono, tutti smoking. Guardate, un applauso ai pisani smoking. Falli vedere, questa straordinario. Voglio dirle, è gente del popolo, sono commercianti, idraulici, eccetera, sono tutti con le... No, scherzo, assolutamente, questo è il coro polifonico Bruno Pizzi, diretto dal maestro Pieruccini, c'è con noi Paolo Lanini, che è l'organizzazione di un evento molto bello al quale io ho partecipato sere fa, già da Pisa, a partire dalla chiesa del Carmine, dedicata alla passione. Venite a Lucca, no? Andate a Lucca, perché nei dintorni, andate a Lucca. Tornate a Lucca. Noi torniamo a Lucca e facciamo venerdì prossimo e domenica in due chiese di Lucca, anzi San Martino in Freddana e l'altra Sorbano. La passione di Cristo. Ripetiamo la passione di Cristo secondo Giovanni. E volevo anche ringraziarla della sua presenza come lettore al Carmine, è stato per noi molto interessante e importante. È stata una cosa veramente bellissima, l'ho cantata a cappella, quindi non è che sono così per Carmine, in realtà noi a Lucca, il pisano è molto casual. Noi a Lucca abbiamo già cantato La Passione in cattedrale, due anni fa abbiamo cantato, e poi abbiamo fatto una commemorazione di Don May, e c'era presente anche il sindaco. Certo.
Era il coro ridotto, ovviamente, diretto con le musiche scritte dal maestro Piruccini. Che è lucchese. Abbiamo fatto, sì, è lucchese. Abbiamo commemorato questo grande sacerdote. Allora tutti venerdì alle ore 21 alla chiesa di San Martino in Friddana per sentire il coro polifonico Bruno Pizzi. Dobbiamo, grazie. Dobbiamo. Alla Lini. Tra l'altro ci darete un saggio alla fine, chiudete, no? Magari chiudete la trasmissione con un saggio. D'accordo. Adolfo Lippi, il Tirreno, un applauso. Ti prego, dammi una sollecitazione al sindaco di Lucca. Beh, uno, credo che il valore fondamentale di Lucca è che non è cementata. Rispetto agli altri comuni che gli stanno intorno, da Pisa a Livorno a Massa, sono tutti pieni di cemento, Pistoia, non si cammina per le strade, hanno costruito palazzi dappertutto. Lucca, proprio perché è conservatrice e anche un po' gretta, non ha fatto questo spazio all'edilizia di consumo e all'edilizia speculativa. Le mura l'hanno favorita, ma anche intorno alle mura, cioè nella Lucca fuori, non ci sono grandi palazzi, non c'è il cemento. Questa è la grande virtù di Lucca e dei lucchesi, il non aver dato spazio alla speculazione. Una dei meriti che avete, oltre che gli eventi che fate, che sono eccezionali, dal Salone dei Comics a Puccini, al ritorno di Puccini a Lucca, perché Puccini per anni è stato un vanto di Torre del Lago. Poi io sono viareggino, sono uno dei pochi viareggini che amano Lucca. In genere i viareggini non amano Lucca per vari motivi, ma uno dei motivi che dovrebbero fare per contrastare è quello di tenersi Puccini. Non sanno fare neanche a tenersi Puccini. Puccini oggi è una gloria, giustamente, di Lucca, perché non solo perché è nata a Lucca e perché tutta la famiglia è lucchese, ma anche perché i lucchesi con le loro cose ci sanno fare. Sono un po' come i francesi, poche cose ma grandiose. Ecco, i lucchesi fanno poche cose ma grandiose. Ne parlano tutti. Gli altri fanno 3.000 eventi tutto l'anno, non ne parla nessuno. Allora, sindaco, bene o male, anche lei continui su questa logica di non far costruire troppi palazzi e di lasciare al cemento fuori della lucchesia. Grazie. Guardi, io le dico che negli ultimi 10 anni si è costruito troppo a Lucca, si è costruito troppo grazie a un'impostazione a mio parere errata, tant'è che abbiamo all'incirca, stimiamo all'incirca 2.500 appartamenti invenduti, quindi non è che è mancata la speculazione, c'è stata e negli ultimi tempi si è sentita e ammorso parecchio anche su un contesto paesistico che è invece di grande interesse. Siamo impegnati ora nel mettere a punto un piano strutturale, ne abbiamo parlato anche oggi e ne riparleremo intorno al mese di maggio quando adotteremo i primi provvedimenti, proprio per salvaguardare il territorio, la parte che rimane almeno, e soprattutto per salvaguardare il paesaggio lucchese che è frutto di una stratificazione millenaria. Poi Lucca ha un'altra particolarità rispetto alle altre città. A Lucca era molto diffusa la piccola proprietà contadina. Le corti sono il frutto dei piccoli proprietari che si mettevano insieme per poter sopravvivere. Quindi le corti lucchesi, uniche nel loro genere, non sono un'espressione architettonica, tantomeno un'espressione urbanistica, sono un'espressione economica. Sono il segno di ciò che i piccoli, appunto, riuscivano a fare per sopravvivere mettendo i servizi in comune. L'aia in comune, il pozzo in comune e quindi tutto ciò di cui c'era bisogno, e anche il lavoro in comune, perché la corte è il principio di una solidarietà, non per niente a Lucca vi è un forte senso solidaristico che si esplicita anche nel forte attaccamento al volontariato. Si celebrerà presto quel convegno nazionale sul volontariato, qui con me Giulio Sensi, dal 10 al 13 del mese. Sono stati la scorsa settimana a parlarne tutti. Ma tutto nasce da questa necessità che in alcuni ambiti si aveva di mettere in comune il proprio sforzo, la propria vita, le proprie energie, per sopravvivere, per tirare avanti. Ecco, questo è il senso forte di alcune di quelle situazioni che ho ricordato. Siamo impegnati a costruire un bel piano, un piano molto bello, perché vogliamo recuperare il senso della bellezza. La bellezza non fa più parte della nostra vita. Siamo troppo abituati alle brutture, da tutti i punti di vista, nei comportamenti, e non li rileviamo più i comportamenti sbagliati, ma siamo abituati
alle brutture anche nel paesaggio, anche nelle offese all'ambiente naturale, eccetera. Vogliamo recuperare questo senso della bellezza. La bellezza che è anche architettura, è armonia, è compostezza, e ci piace dare questa prospettiva di bellezza a una città che l'ha costruita nei millenni attraverso una lenta lavorazione di ciò che aveva intorno, perché il paesaggio lucchese è frutto di un'operazione più che millenaria. Senta, sindaco, una delle fortune di Lucca è che non deve subire l'urto se non in piccoli punti della città, della Movida, la Movida che purtroppo interessa molto Pisa. C'è qui con noi Pietro Taccogna, segretario nazionale del sindacato di polizia allo Scudo. Là un applauso a Pietro, naturalmente, che sulla Movida pisana ne sai qualcosa, no? Che per me è una degenerazione, perché non è la Movida che si parla della Movida spagnola. Movida spagnola a suo tempo, lei mi insegna, sindaco, produsse anche dei fenomeni culturali, certo, a Modovere. Questi qui si ubriacano e fanno pipì o vomitano sui sagrati delle chiese. Questo da Roma a Firenze, Pisa, Lucca ne, grazie a Dio per adesso, risparmiata. Certo, questa è una città universitaria, loro no. Ma sì, diciamo che Lucca deve l'alta qualità di vita che sicuramente si respira a Lucca a un sistema sicurezza che funziona. I colleghi della Polizia di Stato e penso tutti gli operatori delle forze dell'ordine lavorano con piacere a Lucca, perché c'è un ottimo rapporto tra forze dell'ordine e città. Sia con cittadini proprio, città sì, e cittadini, sì, con, sì. Diciamo, con la città, sia con l'amministrazione comunale che con i cittadini, lì hai la netta consapevolezza che il tuo lavoro è apprezzato e in qualche modo è anche ben visibile. Certo. Ormai in Italia non esistono più isole felici. Però ecco, se dovessi dire che c'è una città che si avvicina sotto il profilo della sicurezza un po' a un'isola felice, sicuramente è Lucca, e questa è una delle componenti importanti per dire che a Lucca, insomma, si vive bene. Poi c'è un grande questore, lo dico perché lega con Claudio Cracovia un'amicizia ultra trentennale, quindi insomma un questore anche quello conta che è molto. Molto attento, che sta tra la gente, che sente molto, le pulsioni molto. Che si muovono all'interno dei... vive la città, certamente, insomma, la città. Quello conta molto. Lucca, città bellissima, c'ero ieri, ecco. Ma non dimentichi Pisa, mi raccomando. No, per carità, anche perché io a Pisa ormai ci lavoro da 30 anni. In Toscana si sta benissimo dappertutto. In Toscana. Devo dire che però Lucca è davvero un'isola felice. A me è capitata anche recentemente, mi capita spessissimo di andare a passeggio per Lucca la sera. Ecco, io quello che apprezzo di Lucca, a qualcuno può sembrare una cosa invece deleteria, il silenzio di Lucca. E Gabriele D'Annunzio, quando parlava delle città del silenzio, metteva di mezzo anche Pisa, Ravenna, Pistoia, Lucca, Ferrara, no? Tutti i tempi sono un po' cambiati. È cambiata, però Lucca invece è rimasta. Ecco perché anche il turismo ricco, quello benestante, viene a Lucca volentieri. Il turismo, no? Un certo tipo di turismo apprezza la città per le sue caratteristiche e per il modo di vita che sia ancora a Lucca. È un'invasione fortissima di turisti, probabilmente... potrebbe essere anche controproducente rispetto alla qualità della vita che vogliamo poter trasmettere agli altri. Io ho sempre ritenuto che una città sia turisticamente interessante quando sa vivere bene, quando sa vivere bene la propria vita, perché la città prima di tutto è di coloro che l'hanno costruita, che l'abitano, che la vivono giornalmente. Poi è anche dei turisti che possono comunque apprezzare la qualità di quella città apprezzandone la vita. Allora mi scusi, aggiungo anche, poi anche degli studenti, perché prima di tutto è di chi ha cose, io parlo, mi riferisco a Pisa, benissimo, gli studenti sono ben accolti, devono venire, portano anche economia e tutto, ma dovrebbero sapere usare la città. Questa è una piccola polemica a parte, no? Tutti, rientra nel discorso che facevo prima, tutti dovremmo sapere usare la città, perché la città è un bene comune, certo. Appartiene a tutti, sono gli spazi che fanno parte di tutti. Oltretutto, una città che ha caratteristiche storiche come Pisa o come Lucca o come le nostre città toscane, che da questo punto di vista sono ineguagliabili. Poi l'Italia è un paese di città, perché? Perché i romani sono stati grandi costruttori di città, le hanno costruite dappertutto. E le nostre sono città stratificate che hanno una storia che si succede nel tempo e che ha lasciato testimonianze in ogni tempo. Allora, per questa ragione sono anche città fragili.
perché sono contesti fragili che dobbiamo saper rispettare, e ognuno di noi deve essere consapevole del luogo dove si trova. Alcuni ambiti delle nostre città sono ambiti sacri che non possono essere sciupati, non possono essere violati. Questo sacri, semplicemente perché sono il frutto di un grande lavoro, di una attività che li ha creati nel tempo, sono il frutto di un ingegno, di una grande fantasia, di una bellezza che si è nel tempo determinata, e nessuno ha il diritto di violarle. Giustissimo. Tutti dobbiamo goderne, perché tutti abbiamo necessità di goderne per il bene del nostro spirito, perché fa bene a noi essere in contesti belli. Nessuno ha il diritto di sciuparli. Dovremmo camminare in punta di piedi in certi luoghi, dovremmo saperli rispettare. Poi nessuno vuol musealizzare niente, ci mancherebbe altro. La città va vissuta, io sono contento quando la città è intensamente vissuta, ma va vissuta col rispetto che si deve alle cose importanti. Non può essere una latrina. Sicuramente. A Pisa purtroppo, io l'altra sera passeggiavo per Pisa, per i vicoli di Pisa, e questo non mi è mai successo a Lucca, dalle parti di Piazza Vittovaglia, una cosa proprio che non fa onore a una città turistica, però queste sue affermazioni aprono... In alcuni casi può succedere anche a Lucca, tentiamo di scoraggiare il più possibile questi fenomeni, ma può succedere anche a Lucca. Pisa è proprio una regola, proprio questa sua considerazione mi offre il resto per un'altra sollecitazione. Quanto è cambiata l'Italia anche da un punto di vista culturale? Quanto abbiamo perso culturalmente parlando da 30-40 anni a questa parte? Ne parliamo tornando dalla pubblicità. Del mondo, come sappiamo, sono in Toscana. Lucca è una naturalmente delle più belle, con Tambellini il sindaco. Volevo parlare con Diana Cicconi, se le fai avere un microfono, eccolo lì. E sindaco, perché noi, come lei sa, non so se segui la trasmissione, abbiamo anche un'esperta culinaria, Diana Cicconi, un applauso. Buonasera. Reduce da Masterchef, è una cuoca straordinaria. Quando è venuta qui la prima volta io ero piuttosto scettico, chissà cosa ci prepara. È una cuoca veramente straordinaria. Non so se lei ha già cenato, però le volevo far assaggiare. Non ha cenato. Bene, allora cosa hai preparato per il sindaco? Abbiamo preparato, presento Elena Bianciardi, che sarà la chef che mi affiancherà nel mio nuovo ristorante, che aprirà il 19 di aprile. Ha preparato una tagliatella a cacio e pepe risottata direttamente in padella. Buona. È un piatto semplicissimo, ma molto molto gustoso. È un piatto toscano di origini lucchesi? No, è di origini romane. Abbiamo usato il pecorino toscano noi. Va bene, facciamo assaggiare al sindaco. Di Toscana c'è sempre. Fa volentieri da cavia. Faccio volentierissimo. È un piatto comunque... Ben cucinato, ma anche filiera corta? Ma bellissimo, sì. Presentato magnificamente. Useremo tutti i prodotti slow food e prodotti toscani. Sentiamo com'è? Può anche biasimare la... No, eccellente. Va bene, allora un applauso grazie a Diana Cicconi. Quanto ne posso mangiare? Se vuole continuare a cenare, a me ci fa molto piacere. Io approfitto, mentre il sindaco sta gustando il piatto prelibato di Diana Cicconi, per parlare un attimo con Nicola Fanucchi. Ecco, Nicola Fanucchi, un applauso a Nicola, che lucchese, doppio lavoro, assicuratore ma anche attore, ha accompagnato il sindaco fisicamente, no? Fisicamente in macchina abbiamo fatto questo tragitto. Anche perché voi lucchesi si dice che tendete a risparmiare, tenete la macchina sola per andare sempre. In sei, no? C'è un rispetto dell'ambiente, a Viareggio dicono che tiriamo i corandoli con l'elastico. Lo dicono gli areggini.
Abbiamo fatto. Abbiamo fatto il tragitto che quotidianamente viene fatto in un senso e in un altro. Molti studenti partono da Lucca per andare a studiare a Pisa, molte persone che lavorano e utilizzano l'aeroplano partono da Lucca per andare all'aeroporto di Lucca, che è quello di Pisa, perché mezz'ora di macchina vuol dire che l'aeroporto di Pisa è anche il nostro aeroporto, e molti pisani vengono a Lucca perché magari la domenica è piena di Lucca è piena di pisani che vengono in Via Fillungo, vengono a godere la nostra città. Questo interscambio, questa distanza così che non è una distanza, secondo me è il bello anche di queste due città, che è vero che storicamente sono nemiche, ma in verità sono forse un'unica città, perché se noi andiamo a parlare con uno che viene da Londra, che viene da Rio de Janeiro, diciamo che siamo due città, viene da ridere. Per cui... Mi trovo spesso con Filippeschi, insomma, si conosce. A Cina. No, è bella questo scambio. Quindi abbiamo fatto questo tragitto che ci ha unito e che unisce queste due città che ritengo entrambe belle, che entrambe fatto vivibili. Tragitto dal Foro o Lungomonte? Dal foro. Però quello storico è Lungomonte. Sì, al ritorno faremo quello. Ma ha fatto quello, tra l'altro è bellissimo, ville stupende sia dalla parte lucchese che da quella pisana. Ora tornando tornerete di Lungomonte. Voglio fare una domanda, visto che Fanucchi mi ha ricordato una faccenda dell'aeroporto, questa questione dell'aeroporto. Lei ha una posizione rispetto alla questione dell'aeroporto, l'unione, la fusione per Etola col Galilei, la pista da 2000 o 2400 metri a Firenze, ha un'idea? Ma io penso che se gli aeroporti toscani trovano una loro collaborazione abbiano maggiori probabilità di resistere sul mercato internazionale. E l'aeroporto di Pisa è un aeroporto straordinario per collocazione, perché è collocato magnificamente, è collocato in una posizione splendida. Se si riesce a fare in modo che le forze siano insieme, io credo che si otterranno maggiori risultati. D'altra parte, l'idea di avere aeroporti dovunque, così come si pensava in passato, è un errore, perché sappiamo oggi che dobbiamo abbastanza concentrare le nostre forze, non possiamo disperderci, così come nelle università. Non si possono avere università in tutte le città, bisogna mantenere i poli universitari. Lucca ha tentato di farne una quasi in alternativa a Pisa all'epoca del senatore Pera. No, Lucca ce l'ha ancora, la scuola di alti studi IMT, ma è un'altra cosa, perché è una scuola di alta formazione, quindi ha caratteristiche diverse da un impianto universitario con molte facoltà, eccetera. Io ho studiato a Pisa, perché l'università di riferimento per noi tutti è stata l'università di Pisa. Firenze era un po' più distante e sono stato molto contento di aver studiato a Pisa, perché Pisa è una grande scuola, c'è poco da dire. IMT è una scuola che si sta affermando al suo livello ed è un'ottima scuola che il territorio sostiene e sostiene in maniera fattiva e che si sta affermando anche a livello internazionale, quindi deve integrarsi naturalmente con le altre realtà, perché le realtà con cui può competere IMT, con cui si trova a confrontarsi IMT, sono l'Istituto Sant'Anna di Pisa, la Normale, sono queste scuole, la Sissa di Trieste, ambiti di questo genere. Deve ancora naturalmente affermarsi su contesti più ampi, perché deve crescere in termini numerici, però insomma IMT è sulla buona strada per andare avanti. Le rende omaggio a livello istituzionale il vicepresidente del Consiglio di Pisa, Riccardo Buscemi, facciamo un applauso, e buonasera. Più che un'assonanza nel nome con me, Lucca, Pisa. No, a me è piaciuto molto, non conoscevo il sindaco di Lucca, mi ha fatto piacere incontrarlo e soprattutto riflettere su quello che ha detto. Noi siamo troppo abituati alle brutture, ecco, proprio, e quindi... Ma noi pisani? No, in generale. Faceva un discorso generale, e quindi praticamente da Lucca dovremmo forse imparare questa forma mentis che...
che impedisce di non sublimarsi, no, di fronte alla bellezza. Noi effettivamente qui siamo, tolleriamo anche queste brutture, ma gli stessi noi pisani non ci scandalizziamo più di fronte a questo dilagare, e quindi insomma della bruttezza. Quindi averla conosciuta, averla sentita dire, infatti dicevo anche con dell'Uomo d'Arme, mi piace, noi politicamente siamo anche opposti, glielo dico, non è... Non dell'Uomo d'Arme, dell'Uomo d'Arme, dell'Uomo d'Arme è allineato, ma non si può non essere d'accordo con ragionamenti di buonsenso come quelli fatti dal sindaco. Però questa cosa qui, allora, per tornare al discorso che stavamo cercando di lanciare prima della pubblicità, quanto è cambiata culturalmente l'Italia? Perché noi si dice sempre che c'è in atto una crisi economica, finanziaria, ma questo è oggettivo, ma è... E diciamo spesso noi qui che è una crisi culturale, spirituale, morale. Sono d'accordo con lei. L'Italia è cambiata in peggio quando ha tentato di uniformarsi a modelli che non sono propri. Americani. A mio parere. Quando ha tentato di scimmiottare gli altri. Io sono attaccatissimo alla lingua italiana. Mi dispiace quando sento continue intrusioni di lingue straniere nel nostro parlare. Spending review. Da questo punto di vista apprezzo moltissimo i francesi che sono, nella lingua, sono molto, molto autarchici. Molto autarchici, si difendono, ma come si difendono anche gli spagnoli. Soltanto noi siamo tributari delle... Certo. Perché? Perché riteniamo che le altre forme culturali siano superiori. Non è vero. L'Italia ha una sua cultura e fin tanto che... rispetterà e manterrà la sua cultura, avrà speranza di essere un grande paese. Quando la perderà sarà al fanalino di coda di altri, sarà alla deriva, per certi cose, dietro agli altri. Noi dobbiamo essere quello che siamo stati. Quando conobbi il direttore sudgermanico di storia dell'arte a Firenze, Ewald si chiamava, mi disse che ciò che rimproverava a noi italiani era aver perso l'artigianato più bello del mondo. L'artigianato più bello del mondo. Una porta aperta qui con noi. Perché chi ripercorre la storia del mobile, la storia della nostra doratura, la storia della nostra decorazione, la storia della pittura minore che ha decorato interi palazzi, ripercorre delle cose stupende, straordinarie, certo, magnifiche. Chi ripercorre la capacità dei nostri artigiani di costruire strumenti musicali, certo, che da certe parti conservano ancora... l'impronta che è stata data da un passato, anche questo gloriosissimo. Ebbene, quando si è perduto questo, si è perduto un enorme, grandissimo patrimonio che era davvero parte della nostra ricchezza. Ci siamo voluti uniformare, bene seguire anche determinati impulsi, certamente. Bisogna però restare ciò che si è, perché ciò che si è alla fine è vincente nel confronto con gli altri. Io credo che tutti i popoli siano concordi, devono stare insieme molto bene, devono stare insieme in pace, e sono per una pace universale, però sono anche per la ricchezza che ciascuno di noi porta nel confronto con gli altri. Ecco, ma secondo lei... Noi abbiamo una grande ricchezza da portare. Com'è che noi invece abbiamo per l'appunto abdicato a tutto questo? L'Italia era un paese di enorme personalità artistica, culturale, ma nel giro di pochissimo, io ne faccio una questione anche perché televisione trita che ha proprio abbassato il baricentro il baricentro del mercato artistico si è spostato su altri lidi. Oggi il mercato americano e anche i mercati asiatici sono i mercati che creano i flussi artistici. Pensi all'imponenza di 300 milioni di consumatori di musica rispetto al nostro mercato, ma pensi anche alle potenzialità di un mercato che si accosta all'arte figurativa, le potenzialità che hanno determinati contesti rispetto a contesti più limitati come il nostro. E tuttavia io ritengo che soltanto recuperando i nostri fondamenti, la nostra storia, ciò che siamo stati, abbiamo ancora la possibilità di affermarci in mezzo agli altri in modo validissimo. L'ingegno italiano è universalmente riconosciuto, certo, basta saperlo far nostro, recuperare e riproporre. Sono d'accordo. C'è lo strambotto, c'è la poesia, Tarabella? Sì, mi fai dire due parole su Lucca? Sì. Come dicevo prima, Lucca è stata per me la città della mia giovinezza. Fidanzati, stiamo Quindi, esatto, quindi...
Io ho scritto un sonetto intitolato Studentello di via San Nicolao. Il sindaco sa benissimo dove si trova via San Nicolao. C'è l'Istituto Magistrale Statale Luisa Amalia Paladini, che è stato un personaggio che per la cultura livornese ha detto tante cose, anche lei, amica di Teresa Bandettini, eccetera. Poi voglio dire una cosa, noi scimmiottiamo gli americani, ma quando a New York c'era l'alpadule, le zanzare, le bodde, le bisce, nel 180 avanti Cristo, quando è stata fondata Lucca, voglio dire, a New York c'era le bodde, non c'era quello che c'era. Ma fino al 700. Ecco, quindi voglio dire. Ecco, infatti a me mi fa incavolare tutto questo americanismo che c'è oggi. Vabbè, comunque. Io scrivo in italiano, ma scritta è invece in vernacolo. No, questo è in italiano. Vai. Studentello di via San Nicolao. O dolce Lucca, quanti bei tramonti, albe piovose e fredde, ho ritrovato lungo le chiese, gli angoli, il selciato, ascoltando rapito i tuoi racconti. Quella dolcezza ha sempre accompagnato i sogni che portavo giù dai monti, e se ora facessi due confronti lo cambierei, il presente col passato. E che bimbe a passeggio sulle mura, quanti sorrisi, quanti ricci al vento, e quanti baci dati con paura che qualcuno spiasse quell'evento. Un tenero rimpianto mi cattura per questo sogno che si fa sgomento. Bella, bella, bella. Lucca, io mi ricordo quando frequentavo Lucca da studente, faccio sempre un confronto tra quello che era Piazza dell'Anfiteatro negli anni 60, quando era ancora mercato. le bancarelle della, i torsoli di cavolo sparsi per l'anfiteatro, a quello che è diventato ora. Perché Lucca ha avuto un secondo rinascimento. C'è una vergogna che non so se l'avete risolta, secondo me. Io sono un poeta. Farucchi? Il caffè di Simo. Il caffè di Simo che è chiuso. Ottimo. Che è chiuso. E lì c'è una diatriba di fra la proprietà, la società che gestisce, eccetera. Il caffè di Simo, frequentato Puccini, dal Pascoli, da Carrà, Puccini, Vasco, da Pea, da Lorenzo Viani, che sia chiuso per me è una vergogna. È il caffè, l'ex caffè Caselli, perché caffè storico, via Fillungo. È un caffè storico, è uno dei punti di riferimento della città, che purtroppo è ancora chiuso. Ora speriamo che la proprietà trovi la maniera di ricollocarlo ancora nel contesto in cui sta in via Fillungo, ma sta davanti altri momenti commerciali importantissimi. Quindi la questione lì è semplicemente di soldi. Sono difficoltà sorte, no? Ci deve affrontare per ci sono dei lavori da fare, evidentemente sono. Ma lì cominciò tutto con questa sassata che tirarono, questa sassata orrenda. Beh, che tirarono al vetro, ma da lì poi insomma. No, lì ci sono, a poco. Credo che ci siano altri problemi legati anche alla necessità di alcuni lavori che devono essere onerosi, che devono essere apportati alla struttura. Però mi auguro che presto, d'altra parte, le persone che hanno il caffè, che hanno l'edificio, sono persone sensibili. Sta crollando e ci vogliono 300.000 euro per ripetrarlo. Devo mudarmi, 300.000 euro. Chi le deve tirare fuori? Si trovano, non c'è. Però ecco, è un peccato che... Ma è privato e forse può intervenire soltanto la sovrintendenza, ma certamente l'attività non si può riaprire così senza l'esborso di un privato. Chiarenza, mentre io mi chiedo dove sia andata Martina. Ah, eccola, dov'eri? Perché sei lei ogni tanto. Allora, intanto grazie al sindaco, perché tutte le volte che vado a Lucca devo dire che mi trovo davanti a una città che è una signora città. È milanese. Sì, sono milanese. Milano è un gran Milan. Vengo da Catania, quindi immagini lei milanese. Sono nato a Catania e poi ho girato in mezzo Italia. Comunque, volevo dire questo. Intanto grazie, perché questa città è splendida e molto di questo va riconosciuto alla sua capacità.
direi che forse quando lei viaggia con sindaco Fontanelli, senza voler dire nulla di Fontanelli, ma magari gli dia qualche consiglio. Filippeschi, scusi. Va bene anche per Fontanelli, va bene lo stesso, magari glielo mandiamo a Roma, per come si possa fare a mantenere. Io casualmente mi sono messo in tasca queste due righe che adesso vi leggo e non vi dico chi le ha scritte perché credo vi sorprenderà. La questione morale nell'Italia di oggi, perché tu dicevi come mai, no, abbiamo perso, fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Questa è una frase di Berlinguer. Bravo. Berlinguer. Che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Questa lo diceva Berlinguer nel lontano 28 luglio 1981. No, microfono, Firenze. 1981, quindi complimenti. Complimenti, cioè, non era un indovinello. No, no, complimenti, voglio... si ricorda questa cosa. Sì, che complimenti, complimenti che l'ha fatta sua, probabilmente. Si parlava già allora di una questione morale che aveva a che fare con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti, no. Non della politica, dello Stato, mentre lo Stato deve restare al di fuori da ogni occupazione. Oggi il tema si ripropone in un contesto di minor forza della politica, di maggior debolezza del contesto politico, perché oggi la politica è più debole che in passato. E proprio perché più debole, pronta a qualunque avventura, a qualunque scorreria da parte di chiunque. Invece una politica forte che sappia imprimere al paese una direzione è quanto mai necessario. Lui diceva già una cosa molto importante, che non dipende dal colore politico, dipende solo dalle buone idee del governo. Certamente. Dello Stato, che è la cosa fondamentale. C'è un berlinguariano di ferro rimasto all'interno dell'uomo d'armi. Ma io... Ho detto bene? Hai detto benissimo. Io ho cominciato la mia... Se si può dire carriera politica. Hai visto tanto il film di Veltroni? Ancora non sono andato a vederlo. E mi riprometto però di andarci nei prossimi giorni. Ci vai insieme. Credo, ci andiamo insieme, mi fa piacere. E credo, ecco, quando si parla di Berlinguer è sempre storia attiva, sempre storia di ora, per cui anche se questi discorsi sono stati fatti in tempi ormai andati, però Berlinguer è sempre moderno. E credo, ecco, bisognerebbe, come ha giustamente detto il sindaco, ritornare a quei momenti lì. E fare in modo che lo Stato, ecco, non sia invadente rispetto, diciamo, alla società, ma che sia uno Stato che dia un indirizzo e la politica si riappropri del proprio dovere, io direi, non del proprio diritto, del proprio dovere di indirizzare la società. Per cui, ecco, credo che questo sia veramente una lezione che bisognerebbe dire a tanti politici, a tanti che sono nelle istituzioni oggi. E credo, ecco, avendo sentito il sindaco, mi associo alle parole che diceva Buscemi, nel senso che, ecco, si sente che un sindaco che parla della propria città, ma lo diceva lui stesso, la città di Lucca è anche conservatrice, no? nel senso dei propri valori, delle proprie cose, però si sente che è un sindaco aperto alle altre città, perché io credo, ecco, ne abbiamo parlato anche altre volte in questa trasmissione. Se si guarda per esempio il turismo, Pisa, Lucca, io credo che a suo tempo Filippeschi e Tambellini si incontrarono proprio per insieme lavorare per quei turisti che arrivano nella città di Livorno, così si fa, certo, proprio il triangolo delle tre città, e con questi pullman, con queste crociere vengono portati nelle città. E Filippeschi e Tambellini sottoscrissero, diciamo, questo accordo perché non si vince solamente se c'è una città, ma si vince se siamo, cioè, c'è un contesto. Che fine ha fatto quell'accordo? Ecco, no, è un accordo che, cioè, un'intesa che è ancora molto, molto valida e molto interessante, sulla quale tentiamo di costruire il futuro. Lucca, certo, e Pisa insieme alla Versilia ed altri creano contesti, certo, ecco. Livorno come punto d'approdo, perché Livorno ha un porto straordinario, quindi se si creano contesti di questo genere, facciamo una massa critica che può competere con i siti turistici più, sì, grandi, infatti, sia a livello europeo sia a livello italiano. Quello che ho letto io come uomo di destra, non è, ve lo dico perché tanto Riccardo mi conosce, però va riconosciuto il fatto che chi dice delle cose che, ripeto, fanno bene allo Stato, ai cittadini, eccetera, vanno riconosciute. E questo è un apprezzamento ancora che bisogna apprezzare anche da uomini di sinistra, che uomini di destra dicano queste cose, come è giusto che sia che uomini di sinistra apprezzino anche, certo, tanti che della,
dalla destra hanno detto cose importanti, per cui ecco, credo che la politica dovrebbe ritornare ad essere il primo attore, ma non perché i politici debbono essere quelli che impongono, i politici dovrebbero essere quelli che guidano, dovrebbero essere quelli che guardano al futuro, e credo ecco questo dovrebbe essere il senso. E Tambellini da sindaco mi sembra questa cosa lì l'abbia detta in maniera molto esauriente. Perfettamente d'accordo. Bene, noi adesso andiamo in pubblicità. Che idea si è fatta della trasmissione? Lei era già venuto, ma non nell'uno contro tutti. Ero già venuto, ero già stato qui, mi sono fatto una bella idea, cioè un pubblico caloroso. Sono Pisani, Livornesi, anche Lucchesi, guardi, voglio farle notare, Via Regina, Pratesi, a Livorno, Pratesi. Ma si renda conto, a Livorno, a Castiglioncello hanno lavorato i macchiaioli, a Pisa c'è... C'è un fervore culturale importante, c'è la nostra università, perché c'è un'università alla quale facciamo riferimento, e poi siamo legatissimi tutti a Piazza dei Miracoli, che è davvero un miracolo da salvare. Lucca ha ciò che ha, ma Pistoia ha delle cose molto belle, certo. Prato stesso ha un centro, tutta la Toscana è straordinaria. Mi sono sentito l'altro giorno col sindaco di Siena per uno scambio di battute. Come si fa a non essere innamorati della nostra regione, del nostro territorio? La trasmissione, io avevo paura, mi sembrava che lei mi chiesse un pochino a venire, invece in realtà aveva tanti impegni, eccetera. Ma io pensavo che fosse proprio per dover venire a Pisa, che la questione fosse questa. No, che passo volentieri il confine, passo volentieri il confine. Le faccio anche notare che in mezzo al coro Bruno Pizzi ci sono dei lucchesi. Anche se io a Ponte Tetto mi sento già all'estero, disposto all'estero. Ad andare verso l'estero, quindi si immagini, però... Si sente il microfono, c'ha dei difetti, ora ne parliamo. No. Abbiamo solo parlato di pregi. Qual è un difetto che lei vede o riscontra in Lucca? Lasciamo Solange, lasciamo riflettere il sindaco perché si va a pubblicità. No, ci sarà un difetto, deve avere coraggio di dirlo, però. Certo, pubblicità. Di questa meravigliosa città, Magni. Ora non ci dica che ti ha avuto le fidanzate a Lucca. No, intanto colgo l'occasione per ringraziarti te, Andrea e Martina Benedetti per essere stati ospiti alla nostra giuria il 29 a Vivi il tuo show. Facciamo un applauso. Ci hanno omaggiato la loro presenza. Ma io scusa. Martina e Andrea. Per 3.000 euro questo è altro, Martina. 3.000 va dappertutto. Poi, allora, a questo signore qua che si occupa della sicurezza. Allora, Lucca... Pietro Taccugna, insomma, negli ultimi anni ha fatto... Ispettore capo Taccugna, non è soltanto un signore... Insomma, il Lucca Comics, il Festival Jazz, il Festival del Cinema, Pisa, il Giardino Scotto, che potrebbe diventare anche una sorta di Versiliana, farci eventi, perché altrimenti il turismo viene, guarda la torre, fa un giretto per Pisa che si gira a piedi, se la sera non gli offriamo delle alternative. Tua, Pietro, come facciamo a tenere il turismo a Pisa, me lo spiega? Ma una domanda soltanto, questo è l'ispettore capo Taccugna, presidente nazionale del sindacato di polizia allo scudo, lo fai a lui la domanda? No, io... Questo signore presumo sia dentro queste problematiche. Sì, ma certamente. No, capisco perfettamente, perché se ha un significato ciò che dicevo prima di positivo di Lucca, cioè che la qualità di vita, anche certe manifestazioni importanti si fanno perché c'è sicurezza, altrimenti l'insicurezza porterebbe lontano la gente da certe manifestazioni. Certo. Effettivamente a Pisa il problema esiste. E io dico, sono 30 anni che sono a Pisa, sono innamorato di questa città, mi ci sono stabilito per sempre, non andrò via, qui c'è mia figlia e sono praticamente quasi più pisano ormai che napoletano. Comprendo la sua domanda, io la girerei però ai pisani, perché io penso che il primo presidio di legalità di una città è il cittadino, che deve essere geloso della sua città, il cittadino che passeggia e vede qualcuno che urina nell'angolo o fa con le bombolette scrive, abbiamo avuto addirittura qualcuno che ha scritto sul Duomo anni fa, ecco, il cittadino pisano si deve indignare
e deve intervenire, ci deve chiamare. Sicuramente noi abbiamo, ne parlavamo prima, un grosso problema, ma non è un problema pisano, di carenza di personale. È un problema che stiamo in questi giorni, tra l'altro per noi è drammatico, con la chiusura di ben 263 uffici di polizia sul territorio, e quindi noi siamo in grave difficoltà. Mancano circa 20.000 poliziotti in tutta Italia. Ma ripeto, se la sicurezza di una città è affidata esclusivamente alle forze dell'ordine, c'è qualcosa che non funziona. Noi vorremmo tanto intervenire quando c'è veramente da intervenire, ma le prime vedette di legalità devono essere i cittadini, certo, che a Pisa francamente forse sono un po' sfiduciati, ma tendono un po' a girare la testa. Ecco, a Lucca questo non accade. Giusto. Mi è capitato a me personalmente di vedere proprio i lucchesi intervenire al primo sfregio fatto alla loro città. Però scusate, no, abbiamo pochissimo. Voglio dire che i pisani a volte si sono un po' distratti, ma c'è qualche pisano che si distingue e molto bene. Agli internazionali d'Italia dell'esposizione culinaria a Carrara, Stefano Parenti, pasticcere, è diventato campione nazionale di pasticceria. Un applauso a Stefano. Grazie. Con questa che è un'opera d'arte. Cos'è questa cosa, Stefano? Sì. Questa cosa che hai fabbricato, la cosa bellissima. Te la spiego subito. Io ho partecipato alla categoria dell'artistica di pasticceria Carrara internazionali. Questa è la scultura in zucchero che ha vinto la medaglia d'oro e il titolo assoluto italiano. Questo per dirlo ai lucchesi, eh? No, guarda, io lavoro anche su Lucca come docente di pasticceria per la Confcommercio. Ah, ma allora dillo. Devo dire. Siccome da anni lavoro anche con loro, ho imparato a capire anche come pensa il lucchese. Il lucchese non spende, investe. Bravo. Al lucchese non manca niente, benché si dica braccino corto, che ha le mani che buzzano da shell. Sono cose che si dicono, però che fanno ridere. Ma abbiamo molto da imparare commercialmente al lucchese, perché io sono pisano, sono nato a Pisa, però lavoro molto in collaborazione con il lucchese. Io noto che a Lucca veramente sembra una cosa retorica. Io quando ti entri a Lucca in un negozio ti tratta tutti bene, sembra che sia entrato in Inghilterra, e invece a Pisa vai, scegli, non la vuoi, via fuori. Così, ma com'è? Comunque complimenti per l'ottimo risultato. Grazie. Senti, hai portato qualche cosa da portato far assaggiare? Ho portato, così, vista anche l'ora. Vai, Martina e... no, forse Alice, facciamo Alice Paolettoni, e si distribuisce questi meravigliosi pasticcini di Stefano Parenti. E facciamo... Grazie. Bravissimo, Stefano. Alice, prima di tutto al sindaco, a Dino Mancino non lo farà avere, non lo farà. Penso che sia molto legata a Lucca, che piaccia molto Lucca, a Susanna Ceccardi, Lega Nord. Allora. Sì, ogni volta io che parliamo di Pisa io non faccio a meno di ricordare la vicinanza con Lucca, e quindi il paragone che si fa ancora così più eclatante proprio per il confine con Lucca. Devo dire che al sindaco Tambellini è stata lasciata una bella eredità, più che altro dai suoi cittadini, che hanno un senso civico e un'attenzione alla propria città che aiuta anche un amministratore locale a fare bene il proprio mestiere. Il consiglio e l'auspicio che do al sindaco è quello di trattarla bene, la città, di continuare così come gli è stata lasciata. Una provocazione, visto che insomma il ruolo anche me lo impone. So che ha avanzato un progetto, lei, di costruzione di nuovi alloggi popolari nel centro storico, sì. Centro storico così ben tenuto fino adesso, così ben valorizzato. E ci sono state molte sollevazioni anche della cittadinanza, molte critiche, proprio perché questi alloggi popolari verranno assegnati per la maggior parte ai Rom. Chiudiamo. Lei sa che a Pisa è la capitale italiana per densità di Rom in Italia, e Lucca per ora si era salvata anche dalle criticità e quindi dalle problematiche di sicurezza che questo comportava. Quindi come gestirà questa nuova situazione? Quindi... Abbiamo pochissimo. Come gestirà? Si tratta di 7 appartamenti nel centro storico per l'emergenza casa.
nella lista che abbiamo la prima famiglia Rom che ha bisogno di una casa è la 36esima, se non vado errato. Quindi tutti questi discorsi sono discorsi che poi, cioè discorsi che hanno fatto anche, che ha fatto anche la stampa in questi mesi, sono discorsi che poco hanno a che fare con la realtà. Noi abbiamo 640 famiglie in emergenza casa a Lucca, dobbiamo pensare anche a queste, soprattutto a queste che non hanno ancora accesso a un bene primario. Se questi 7 appartamenti possono servire per soddisfare un bisogno fondamentale come quello di una casa, e chi non la sa quanto vale, ebbene lo facciamo volentieri, mettendo a disposizione delle situazioni di emergenza che riguardano tutti. Naturalmente riguardano tutti coloro che per diritto hanno accesso a determinate graduatorie. Prima mi si chiedeva qual è un difetto dei lucchesi, visto che ha a che fare, a mio parere, con la configurazione della città. Guardate, la città è l'unica in Italia che è interamente circondata da mura, almeno quando si parla di grosse di discrete dimensioni. E c'è un po' l'idea che chi sta all'interno di quelle mura sia una persona particolare, perché i lucchesi si sentono particolari, c'è questa cortina che li protegge. Il difetto dei lucchesi è il loro guardarsi nello specchio molto spesso, il loro ritenere che tutto cominci e finisca all'interno del contesto che essi sapientemente, certo, a partire dal 500 hanno creato. Bisogna essere molto aperti nei confronti del mondo, credo. Il compito che abbiamo oggi è di conservare quello che siamo, ma di essere molto lungimiranti nel saper guardare alle esperienze più belle che ci stanno accanto. Sicuramente siamo in gamba, però ci sono anche altri che sono in gamba e che hanno da insegnarci qualcosa come noi abbiamo da insegnare agli altri. Io credo molto in questo scambio, credo molto in questa reciprocità, una reciprocità che a volte i lucchesi tendono ad escludere, quella grande maestria sul lavoro e nell'imprenditoria che hanno dimostrato molto spesso diventa ritrosia quando si tratta di essere culturalmente a contatto con gli altri. Certo. Invece, ma su questi è anche aspetti, una forza però. Sì, però io credo che ci si misura non solo sulle proprie capacità, ma anche su quello che il resto del mondo riesce a esprimere, perché ci sono abilità, grandezza, capacità, bellezza anche nel resto del mondo e va accolto. Perfino a Livorno lei dice. Certamente. No, ma Livorno è una città bellissima. Fino a Livorno ci arriviamo, magari più giù no, ma fino a Livorno ci arriviamo. Parlo, sì. Allora, io voglio fare un applauso a Francesco Guasti, laggiù con noi. Vieni, Francesco, vieni. Vieni. Francesco Guasti è reduce, cantante pratese, che è reduce, sì, dal programma TV The Voice. Come sei arrivato? Sono arrivato nelle fasi finali. Tanto sei arrivato. Sono arrivato. Ricordo. Ora presenti, andrai in tour con Piero Pelù, no? Sì, sono fatto la prima ieri a Roma, ora siamo a Padova sabato, poi andiamo a Milano e poi scendiamo a Firenze, torniamo verso casa, insomma. C'è il videoclip, c'è qualcosa, Luca? Scintilla su scintilla? Scintilla contro scintilla. Sì, scintilla contro scintilla. Sì, il nuovo singolo. Questo tra l'altro è stato girato anche in Toscana, tra l'altro. Qui siamo nel carcere di Sollicciano e poi abbiamo fatto delle scene a Villa Magna, che insomma ci tenevo a girare, insomma, parti del video nella mia Toscana, ce l'avevo fatto nel primo singolo. Ho girato Milano, Roma, ero venuto comunque a Firenze, nella mia città a Prato e Livorno anche. Quindi, insomma, come sta andando? Bene, sta andando, mi sto divertendo molto, insomma, si gira, bello, insomma. Torniamo in studio, esperienza. Luca, andare a The Voice porta? Sì, poi lavoro, sì, lavoro, sai, successo, ora donne. La musica. Vabbè, e dicevo, anche quelle, dai. No, dicevo, comunque la cosa bella è che comunque ti fa conoscere a un buon pubblico, a tante persone. Ma te dovresti tornare a cantare da noi. Quando parti con Pelù? Con Pelù io parto. No. Ma no, facciamolo cantare. Quando parti con Pelù? Con Pelù è arrivato via venerdì, ora fino a fine mese sono un po' incastrato. Quando torni, noi tanto siamo qui fino a giugno. Volentieri. E se a cappella tanto canterà il coro Bruno Pizzi. Intanto faccio un applauso a Francesco Guasti. Grazie. Ho visto e considerato che ha parlato di detenzione eccetera, io devo aprire, sindaco, mi scusi, ma una cosa piuttosto personale, perché è la ribalta della cronaca. Il sabato scorso su Corriere della Sera è uscita una notizia su di me, Corriere della Sera, pagina nazionale,
Bravo. Non bella, ma insomma, comunque, diciamo, facciamo di necessità virtù. C'è una signora che mi accusa di stalking, io questo è, lo faccio vedere, non ho alcuna come dire, vergogna a dirlo, perché mi accusa di... Si sente sotto accusa. Dice il titolo nell'occhiale, io sono contento se si senta sotto accusa, io ritengo che questa persona qui sia una bugiarda, sia una persona che ha inventato tutta una serie di prove precostituite per mettermi di mezzo e chiedermi 161.838 euro di indennizzo, come se io, non lo so, l'avessi fatto chissà che, per l'appunto... Si è fatta assegnare un 20% di invalidità psichica permanente, nemmeno fosse un reduce dal Vietnam. Ora io sono fiduciosissimo nei confronti della magistratura, c'è un processo in corso, sono contento di essere andata a processo, di essere stato rinviata a giudizio, perché sono anni che lei, insieme alla sorella, parla malissimo di me, mi descrive come se fossi un mostro, cioè il livello dopo è Pacciani, quindi ben venga il rinvio a giudizio, sono contento per poter spiegare di che razza di personaggi si sta parlando, se qualcuno già non l'ha capito. E il giornale è abbastanza esplicito in questo senso, non solo dà addosso a me, questa qui, oramai da anni, nel Corriere della Sera, pagina 18 di sabato scorso, Nazionale, dà addosso alla Procura di Pisa. Questa dà addosso alla Procura di Pisa, alla Questura di Pisa, come se fossero degli incompetenti, o peggio ancora, come se fossero conniventi con me, come se io fossi Putin, Gheddafi, che dice la Procura, ho abbuiato tutto. Ma che siamo pazzi? La Procura, per quanto mi riguarda, non dovrei esserlo io a dirlo, perché sono un imputato, si è comportato in modo correttissimo, lineare, ha fatto bene a rinviarmi a giudizio, così almeno andremo a raccontare quello che è questa faccenda, che per me è una bufala straordinaria. Comunque andiamo a parlare. Un'altra cosa però che mi interessa, scusa Dino, a parte sì l'ironia, però insomma il momento è anche piuttosto serio. Un'altra cosa che c'è scritto qui su questo articolo a firma Giusy Fasano, che peraltro io stimo perché è una giornalista che si è occupata, ha fatto delle indagini appunto sulle violenze alle donne, che è una piaga sociale straordinaria, ma c'è un'altra piaga sociale che si aggiunge alla piaga sociale dello stalking, che sono le false accuse di stalking. Il 50% delle accuse di stalking in Italia è falsa, voglio dire, cioè basta andare su internet per capire. Un'altra cosa che dice questo articolo, questa che non so nemmeno come definire, io avrei fatto 5 giorni di detenzione. Avrei fatto 5 giorni di detenzione. Parla male della procura, parla male, dice di me che sono stato in galera, non lo so, peggio di così. Pietro Taccogna, non lo so, se vuoi commentare, non lo so, forse no, meglio di no. Pietro Taccogna non voglio farlo intervenire perché fa parte naturalmente della questura. Comunque io non ho niente da nascondere. Dico, leggete pure l'articolo, è una cosa che grida vendetta. Ne parliamo comunque peraltro. Ne parliamo venerdì prossimo a Quarto Grado su Rete 4 in prima serata, Mediaset ci dà spazio, io dirò la mia, questa signora dirà la sua e io mi affido completamente alla magistratura, sono sicuro che il risultato sarà una condanna per calunnia, diffamazione, lite temeraria e chi più ne ha ne metta, forse anche abuso di processo. Nel frattempo mi ha chiesto 161.000 euro per nulla, scusate lo sfogo. Va bene. È un mondo strano, questo. Chi si espone in qualche modo si espone anche a degli attacchi così opinabili, se non altro. Oggi... Lei è successo qualcosa? Ma a me è successo, proprio in relazione alle vicende che sono state ricordate dalla signora poco fa, proprio in relazione al discorso appunto Rom e alloggi per i Rom e via dicendo. Mi è successo niente di importante, però oggi si ha soprattutto l'esigenza di trovare una ribalta. Perché bravo. Io le vorrei fare un applauso, ma sembra trovare una ribalta. Ciò che spaventa le persone oggi è l'anonimato, perché nel mondo dell'immagine, nel mondo della comunicazione, l'essere anonimi non è più concepito, non è più concepibile, quindi bisogna trovare qualunque forma, qualunque modo per colpire, per arrivare a, come si dice, a bucare il video oppure a far notizia. Sì, però mi scusi, la cosa grave nel mio caso è che si cerca una ribalta e attraverso un reato alla rovescia, una calunnia. A volte lo si fa a spese degli altri. Certo, soprattutto a spese degli altri. E quando per qualche ragione si è in un ambito di notorietà, questo è ancora più facile. Ma è per questo che bisogna avere
piena fiducia nei confronti della magistratura, piena fiducia nei confronti della procura, io ho piena fiducia nei confronti dell'operato della procura di Pisa, dico l'esatto contrario di questa tizia. Io assolutamente ritengo che la procura, la questura e il tribunale hanno fatto il loro lavoro, il tribunale farà bene il suo lavoro, sono convinto che le cose andranno bene. Anch'io ritengo che questi siano i capisaldi sui quali bisogna muoversi. Assolutamente, assolutamente, siamo tutti garantisti poi. Certamente. No? Allora, Sensi, facciamo un attimino parlare Sensi, il microfono a Sensi, c'è modo... Ce l'ha. Buonasera. Allora, Sensi, allora, fra qualche giorno c'è una bella iniziativa a Lucca, l'avete già ricordata la settimana scorsa, ricordiamola di nuovo, presente il sindaco, ci sarà? Ci sarà Matteo, il sindaco, Renzi c'è, confermato, c'è anche Maria Grazia Cucinotta a proposito di bellezza, siamo a Renzi? L'abbiamo ricordato prima, no, Renzi. Giovedì all'inaugurazione, Renzi ci sarà la domenica. La questione si sta allargando, quindi noi siamo felici, grazie anche al fatto che ne abbiamo parlato 2 settimane fa, e poi dopo andate in onda la trasmissione, quindi abbiamo tanti amici come Buscemi e come altri che ci stanno dando una mano, perché questo festival vuole mettere in campo delle idee diverse. Quando l'ispettore capo diceva che una città è patrimonio di tutti, è vero, noi diciamo il paese è patrimonio di tutti, anche di quelli che magari non hanno dei ruoli pubblici, non fanno gli amministratori, però hanno la responsabilità di tenere in mano le grandi sfide di una città e di dare anche una mano a quelle che sono le piccole. Dammi gli appuntamenti più seri. Allora, giovedì l'inaugurazione, ci sarà il ministro Stefania Giannini, ci sarà Maria Grazia Cucinotta, Lucchese, fra i principali ci sarà anche il sindaco Alessandro all'inaugurazione, venerdì ci sarà il sottosegretario Bobba a una tavola rotonda sul lavoro, il pomeriggio verrà Laura Boldrini a dare una sua visione. Noi non chiamiamo i politici per farli fare la vetrina, li chiamiamo per misurarsi sulle questioni di cui parliamo anche noi. Il sabato ci sarà il ministro del lavoro Poletti insieme a molti altri, e la domenica poi Matteo Renzi verrà anche lui ad ascoltare prima di tutto quello che sarà emerso da questi convegni culturali e dal Festival del Volontariato. Bene, viva la festa del volontariato. C'è con noi Martina Rinaldo Serra. Rinaldo. Buonasera. Perché sei qui? Anche te stalking? No. Siamo tutti coinvolti. Siamo qui per parlare di un progetto che abbiamo fatto io e Franca Polizzano. Mandiamo pure le immagini, Luca, Di chi si tratta? Rinaldo. Si tratta che siamo partiti con questo progetto qui che parla dell'interpretazione delle poesie di un poeta, Ennio Cavalli. Grande Ennio Cavalli, sì. Abbiamo proprio fatto una mostra fotografica che è partita da Forte dei Marmi, l'anteprima nazionale il 7 luglio scorso. E adesso è sfociata in un evento teatrale in cui vediamo alcune foto. Ma rimane fissa questa o ce n'è un'altra? No, siamo... No, dico la foto, è sempre vista, ce n'è un'altra. No. Avete una foto sulle esposte? Ce ne sono delle altre. Ma si possono andare avanti? E diciamo che da questa mostra fotografica qui è nato un progetto ancora più grande, ed è un evento teatrale, è diventato un evento teatrale che abbiamo lanciato il venerdì scorso a Ginevra. Com'è andata a Ginevra? È andata benissimo. Una cosa... Perché in genere appunto si comincia dalle città minori, i paesi per assaggiare. Avete cominciato a Ginevra, avete fatto bene. Poi ora venite a Val d'Ottavo. Sì, siamo partiti alla grande subito, sia con la mostra e sia anche con questo evento. Allora, il regista è Massimiliano Montefameglio con noi? Sì. Un applauso a Montefameglio, allora... Qualcosa nell'anima, foto di Serre Polizzano, poeta Ennio Cavalli, canzone Edoardo De Angelis. Buonasera. Quindi, ma per vederlo qui quando? Ci piacerebbe saperlo. Intanto a Ginevra. Ho organizzato allora, noi abbiamo debuttato a Ginevra venerdì scorso. In realtà è stata un po' un'avventura, perché è una cosa che abbiamo preparato proprio nelle ultime settimane, per cui c'è stata questa anteprima e siamo in corso d'opera, stiamo cercando di allestirla anche qui in Italia, anche se bisogna dire che a volte in Italia per fare le cose c'è qualche problema, no? Certo. Ci sono rallentamenti. Ci sono più problemi a farli qua che di là. Sì, noi abbiamo avuto un'accoglienza a Ginevra incredibile, ci dispiace perché siamo andati anche rappresentando la Toscana e l'Italia, perché insomma musiche di Edoardo De Angelis, poesie di Ennio Cavalli, fotografie di Serre Polizzano, era uno spettacolo completamente italiano. Ma non manca l'occasione, tanto la qualità prima o poi viene avanti. Noi vi facciamo assolutamente tutti i nostri in bocca al lupo. Grazie. Qualcosa nell'anima, grazie a Rinaldo Serra. Mentre invece sindaco Martinara.
Il 10 maggio, io la invito già, 10 maggio, nella chiesa di San Girolamo, che di fatto è il ridotto del Teatro di Giglio, sì, certo. Perché Livia Castellana, che lei forse conoscerà, riporta in scena le libre donne di Magliano, di Mario Tobino. Debuttò 3 anni fa per il compleanno di Tobino al Giglio, è stato fatto anche nei quartieri degli Svizzeri, poi è andato in tournée. Torniamo perché dobbiamo con la Fondazione di Tobino finire un video, quindi il 10 siamo lì. Tobino, lei si acchiera, no? Certo. Beh, sì. Certo. Farmacista via regina, medico di origine farmacista. Lucchesizzato, 10 maggio. Certo. Abbiamo avuto piacere con Tobino? No, Tobino era già morto, Tobino. Su Tobino. Allora, ognuno c'ha la sua Tobino. Allora, Livia, fra qualche giorno è Pasqua, il 13 di aprile nella chiesa dei Cavalieri di Pisa, piazza dei Cavalieri, che è una piazza meravigliosa, purtroppo ostaggio di quella movida che dicevamo. Io, Livia Castellana e Martina Benedetti, e andiamo a leggere la Passione di Giovanni. Eccola lì. Di Matteo. E di Matteo. Dov'è la telecamera? Vai, Riccardo, su. Dici. Allora, in occasione. Il Mosaico, l'associazione di cui sono presidente, domenica prossima al secondo appuntamento, la lettura appunto della Passione di Gesù, Domenica delle Palme, e animata dalla cappella della Cattedrale di Pisa. Bene, allora, dopodiché noi sentiremo in chiusura la Corale Bruno Pizzi. Qualche cosa, Livia? C'è un pezzo? La Passione, non ci mettere Michael Jackson sotto. Ma ce l'hai il microfono, sì. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliel'accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. E Lucca, città molto religiosa anche, no? Sì. Città molto religiosa. Fai preparare il coro lì, Martina. Che ha avuto tra l'altro anche degli agganci con Ginevra, come prima, la città che prima si ricordava, perché nel 500 vi è stata anche un'emigrazione di lucchesi verso Ginevra. Martina, fai passare tutti dietro, così non impalliamo il sindaco. Dicevo, città molto religiosa, e sembra addirittura se ne parla come di una città bigotta, i cattivi dicono questo. Beh, non è una città bigotta, è una città che ha una religiosità intensa, che alcune grandi personalità del anche della chiesa lucchese hanno saputo alimentare. Penso ai grandi vescovi lucchesi, a Torrini, Bartoletti, Agresti, l'attuale vescovo, quindi sono state personalità importanti, in definitiva, con testimonianze importanti. Se lei dovesse dare un aggettivo, mentre si prepara il coro, Martina, prepara il coro Bruno Pizzi, naturalmente qui canteranno a cappella un pezzo della Passione. In definitiva, Lucca che città è, con pochi aggettivi? Lucca è una città garbata. Cosa vuol dire prendere il garbo? Garbata vuol dire che ha buone maniere. Quando si prende il garbo a Lucca, che prende la buona educazione, perché una volta qualcuno diceva che addirittura che il garbo era un tessuto, ma ha a che fare soprattutto con una maniera di comportarsi, di fare. Lucca è una città garbata, è una città che è pacifica, sa compiere il suo dovere, perché è una città che sa impegnarsi molto. E poi, come tutte le città, come tutti i contesti, subisce delle modificazioni, ha i suoi difetti, nessuno è senza difetti naturalmente, però ha una laboriosità di fondo. E che futuro ha? Io penso che abbia un grande futuro, sia dal punto di vista della cultura, perché spero che possiamo diventare città creativa della musica presto, e la nostra grande tradizione musicale si dimostrerà anche in questo, e poi ha un grande futuro nell'accoglienza degli altri, di chi desidera
passare da noi un buon tempo. Ha un futuro, credo, ancora nell'imprenditoria, perché la nostra è ancora un'imprenditoria forte sulla quale puntiamo molto. Sa adattarsi molto anche ai tempi moderni, perché ci sono imprese quindi, nuove di grande interesse. Tifiamo anche noi per Luca, sebbene noi siamo naturalmente pisani. Il coro Bruno Pizzi va pure a cappella. La prossima settimana vi ricordo che c'è con noi Paolo Brosio per parlare di Međugorje, ma anche i presidenti della provincia di Livorno e di Pisa, Cutufà e Pieroni. Grazie al sindaco Tambellini per essere stato con noi. Grazie. Prego, a voi. Fatemi l'applauso. Grazie. Grazie. Andate pure, eh. Martina. Thank you.